entrava nella sala non si trovava di fronte alla fissa immagine di un distante e irraggiungibile paradiso, quale lo si sarebbe potuto vedere illustrato su una tavola d'altare, ma quasi alla rappresentazione di un evento, seppur eccezionale, alla reale rappresentazione di una scena di corte. Questo era quello che scriveva lo storico dell'arte Alessandro Bagnoli nel suo volume edito dopo il restauro degli anni 90, di cui era direttore, della Maestà di Simone Martini nel Palazzo Pubblico di Siena. Questa è forse l'opera più maestosa dell'autore e quella attraverso cui è possibile, data la lunghissima gestazione, notare una grande evoluzione nello stile di Martini e, soprattutto, le influenze che gli porta a lavorare nel cantiere della Basilica di Assisi, accanto a personalità come quella di Giotto. In più, fondamentale, sarà anche il rifacimento del 1321, ad opera sempre di Simone, rendendo quest'opera un vero e proprio work in progress. Ma iniziamo dal principio. Non sappiamo esattamente quando è stata iniziata, ma grazie ai versi nella balsa sappiamo con esattezza la data di fine, metà giugno 1315. Considerando che si trova sulla parete settentrionale della Sala delle Balestre o del Mappamondo, in un'area di palazzo pubblico costruita tra il 1304 e il 1310, possiamo supporre sia stato uno dei primi interventi della sala e che, insieme ai ritratti del castello di Giuncarico del 1314, quello di Montemassi e quello di Sassoforte 1330 e Arcidosso e Castel del Piano 1331, mira a creare un manifesto politico molto chiaro nella mente del governo dei Nove. La Maestà esprime un messaggio etico-politico rappresentando in maniera quasi autoritaria quella che da sempre è l'avvocatessa dei senesi, la Madonna. C'è ovviamente un condizionamento della Maestà di Duccio, ma il programma iconografico è più complesso. Si adatta il tema sacro alle specifiche esigenze dei committenti e, proprio per questo, non poteva fare a meno di adeguate scritte parlanti che sono, non a caso, in volgare rimato. L'opera rappresentava la Vergine in trono con il Bambino sotto un variopinto baldacchino circondato da santi, apostoli e angeli. In ordine troviamo alla destra del trono Paolo, Maria Maddalena, Giovanni Evangelista, Caterina di Alessandria e l'Arcangelo Gabriele. Alla sinistra i santi Pietro, Agnese, Giovanni Battista, Barbara e l'Arcangelo Michele. Ai piedi del trono i santi patroni di Siena, Crescenzo, Vittore, Savino, Anzano e due angeli. Un largo bordo incornicia l'opera e su questo si trovano dei medaglioni che raffigurano il busto di Cristo, un busto muliere bicipite con un viso giovane e uno vecchio, rappresentando la nuova e la vecchia legge, e poi busti di profeti. Questi si alternano agli stemmi del comune di Siena. L'inclusione della scena in una cornice rivela l'intento di Simone Martini di strutturare tridimensionalmente lo spazio pittorico. L'incorniciatura pone in evidenza la differenza di profondità tra il fregio piatto della cornice e la tridimensionalità dell'ambiente. Sembra una vera e propria corte laica più che una scena religiosa e, evitando di disporre questa corte in schiere serrate e rigidamente simmetriche, le figure presentano pose diversificate e ognuna sta in armoniosa relazione con le altre, in un perfetto colloquio di sguardi, fatto di volti frontali, come a segnare una pausa, ma anche di tre quarti e di profilo. Questo spiega anche l'ardito scorcio di San Vittore con questa testa ruotata verso la Madonna e vista come da sopra, perfettamente coerente con le altre e quindi eseguita addirittura prima del 1315, senza nessun rifacimento. Come già detto all'inizio, quest'opera è stata fatta in più fasi, appunto, e a causa della tecnica a secco è anche conservata non benissimo e si vede chiaramente la linea di cesura al piedistallo del trono, che passa anche per le gambe dei santi, per gli angeli in ginocchio e per la cornice. Martini fece 2/3 della superficie prima di abbandonare i lavori per lavorare alla cappella di San Martino nella Basilica Inferiore di Assisi. Poi interruppe anche i lavori alla cappella e tornò a finire la parte inferiore della Maestà. E questo è evidente dal ricollegamento tra il vecchio intonaco e quello nuovo, rifacendolo accuratamente dato che non poteva amalgamarlo a quello secco.
In più, la malta della prima tappa è diversa da quella della seconda. Senza scendere nel dettaglio, anche solo i toni cromatici sono diversi. Lungo la cornice, questa cesura è resa ancora più evidente da una diversa resa dei medaglioncini, da decorazioni floreali differenti tra gli oculi, con cardi più gonfi e voluminosi, nuovi fiori, foglie più voluminose, fino all'uso di suggestioni spaziali nella resa dei santi entro gli oculi, che addirittura sbordano da questi. Questo lo vediamo nel San Girolamo, che ha un'innegabile evidenza volumetrica e una precisa allusione di spazialità. Quasi sembra portarci dentro lo studio, e di questo studio abbiamo una concreta presenza grazie alla luce radente da destra. O un altro esempio, il San Gregorio, che sembra quasi affacciato da un oblò grazie all'inganno ottico del libro aperto, leggibilissimo sul bordo. È evidente che qualcosa è cambiato nell'artista senese. La sua cultura è maggiore, è maturato con le sue esperienze ad Assisi, stando a contatto con i più grandi artisti del periodo. Ci sono proprio dei prelievi dagli affreschi giotteschi che attestano la fascinazione esercitata su Simone da parte di Giotto. Come lo scorcio di una testa piegata in avanti che Simone userà spesso, o anche la soluzione della Lex Vetus, Lex Nova, e ancora l'espediente delle mani fuori dal tondo con le tavole della legge è ripreso dalle vele della basilica inferiore. Ma adesso parliamo di quello che ci interessa davvero. Gli errori e le dimenticanze che ci fanno capire che la maestà è stata fatta in due fasi. Partiamo da una cosina semplice. Tornando a dipingere i tralci vegetali nelle bande laterali, a destra replica correttamente la seconda pianta, mentre a sinistra genera un ibrido, interrompendo la regolare sequenza decorativa con sopra al clipeo una parte cinerina e sotto al clipeo un cardo. Ancora più evidente e clamorosa è la sua confusione con le iscrizioni degli arcangeli Gabriele e Michele. Si era dimenticato gli attributi con i quali li aveva disegnati e ha invertito i nomi. Gabriele ha sottoscritto Michele e il contrario. Come abbiamo già detto, la finalità di quest'opera è politica, non religiosa. La maestà di Simone non è lontana e distaccata come quella di Duccio al Duomo. Il contrario, deve avere una forte presa emotiva, perché era a contatto diretto con il pubblico, nella sala del consiglio di Palazzo Pubblico. Era necessaria una figurazione di grande verosimiglianza, una variata e affascinante immagine profana. La Madonna è la regina del paradiso, ma è come se il paradiso fosse sulla terra e fosse estremamente concreto. A questa corte i patroni di Siena rivolgono suppliche per il bene della città, e questo significato non è lasciato alla muta eloquenza, è estremamente esplicito. Ci sono delle iscrizioni che esprimono esattamente gli auguri per la città, e di questo è importante capire le reciproche relazioni e l'esatta cronologia, quindi se il rapporto al 1315 o al rifacimento del 1321. Superbo il dettaglio di Sant'Anzano inginocchiato sulla sinistra, che con la mano destra indica il titulus e l'incipit dell'iscrizione che corrisponde alla risposta della Madonna. E qui è contenuto, in sintesi, il messaggio dell'opera. L'esortazione al buon governo, al rispetto della giustizia e alla sua corretta amministrazione. Quindi la Madonna lancia un ammonimento agli spettatori e le sue parole sono intense, diventano parte della figurazione. Esortano, in particolare, i componenti delle magistrature urbane e dei rappresentanti dei terzi della città che si riunivano proprio in quella sala, e in più è anche un'autolegittimazione del governo dei Nove, che dovevano guardarsi bene dalle mire di alcuni aristocratici che volevano ristabilire l'antico sistema feudale, ma anche dagli stati più bassi della popolazione urbana e rurale, e in più dovevano anche tenere a bada le rivendicazioni delle corporazioni più facoltose economicamente, impedendo la formazione di coalizioni per destabilizzare il loro potere. Quindi questo monito sembra alludere ai magnati di fede ghibellina che insidiavano il comune di Siena, ormai divenuto guelfo, ahimè. Dai rifacimenti viene fuori una cosa interessante, cioè che abbiamo perso un'iscrizione del 1315, che sicuramente impegnava i santi protettori e suscitava la Vergine a una risposta.
E un fatto di cronaca senese avvenuto tra il 1315 e il 1321 potrebbe anche spiegarci perché. Ovvero la sommossa dei Carnaioli del 1318, la più pericolosa insurrezione affrontata dal governo dei Nove. Un diffuso malcontento contro il potere oligarchico esercitato dai mercanti produsse un'esplosiva alleanza di ceti sociali diversi accomunati dall'esclusione alla più alta carica pubblica, ovvero i Nove. A queste richieste i Nove risposero con ulteriori restrizioni degli incarichi governativi, giustamente, e, indovinate un po', crearono proprio le condizioni per una congiura antinovesca, a cui presero parte non solo i Carnaioli, ma anche magnati come Tolomei e Forteguerri. Tuttavia, il 26 ottobre, l'attacco fu respinto con facilità, anche perché Tolomei alla fine non intervenne. A questo seguirono disposizioni repressive, soppressione dei Carnaioli, dei giudici e dei notai, condanna a morte per i catturati, la distruzione delle case dei ribelli e il bando a quelli fuggiti da Siena. In conclusione, i Nove ribadiscono la piena legittimità del loro regime, affermando che solo grazie al dominio della gente media si può garantire la pace sociale, tenendo a bada le tendenze bellicose. Tuttavia, non cessarono le insoddisfazioni delle potenti minoranze contrarie ai Nove e a questo si aggiungono i fastidi delle bande dei fuoriusciti che disturbavano la vita del contado senese. 1319, con una spedizione annientano una parte dei ribelli in Val di Strove. 1320, la liberazione del centro di Menzana caduto nelle mani della banda di Deo. E i Nove sentono la necessità di riaffermare il loro potere con tutti i mezzi possibili, usando di nuovo anche la maestà. Alla luce di questo fatto, i sette endecasillabi del Li Angelici Fiorecti assumono molto senso. Si legge un'allusione contro l'agire per interesse di parte, denunciando quello che era successo durante la crisi del 1318. In poche parole, i Nove hanno deciso di mettere nero su bianco che le brutte intenzioni e la maleducazione non si possono tollerare e tutti si devono ricordare chi li ha portati dentro questo palco, ringraziando. Ma il tutto è detto dalla Madonna e non da Marco Castoldi, quindi diventa un filo più significativa la cosa. Cioè, non puoi andare contro la Madonna mentre quella ti fissa e ti giudica, no? In poche parole, si introduce il concetto della subordinazione dell'interesse privato a quello della comunità. Grazie all'intervento del 1321, che non fu solo di restauro, evidentemente, ma un riadattamento voluto dalla committenza. Qua Simone dovette ingegnarsi per aggiungere il nuovo messaggio senza perdere la chiarezza del messaggio originale. Siccome ha interrotto la situazione originale di colloquio tra i santi e la Madonna, il pittore dà a tutti i santi dei cartigli bianchi, oggi perduti. E su questi trascrive le richieste dei santi, scritte in volgare rimato. Simone si ingegnò per fare in modo che le mani tenessero qualcosa senza distruggere quello che aveva fatto prima. Esempio, Anzano con la mano che indica l'incipit tiene anche il cartiglio. Questo fino al San Crescenzo, dove Simone deve per forza immaginare delle mani diverse, distruggendo parte della sinistra e, con il nuovo intonaco, dipinge il dorso, il pollice e la parte dell'indice, in modo che potesse tenere il cartiglio. Tutto questo aggiunge un tocco profano ulteriore. I santi diventano praticamente dei sudditi che presentano alla monarca delle richieste scritte. In questa occasione, in più, Simone rifece anche 8 teste, mentre invece il resto è tutto originale del 1315. Quest'opera, che a primo acchito è solo un'elegante opera di pittura senese del 300, nasconde dietro di sé un mondo e dei significati profondissimi. È sicuramente l'opera maestra di Martini, è un'opera dal valore politico e dal messaggio etico di grande impatto, che viene anche modificata per essere più esplicita in questa sua affermazione di potere, come se la stessa Madonna potesse affermare che questo governo è giusto. Il governo dei Nove paga sempre i suoi debiti.